Buongiorno amici del canale, avete visto che bello questo cassettoncino? Una misura perfetta per essere sia un aiuto vicino al letto, quindi un semicomodino, sia per arricchire un angolo che ha bisogno di contenere delle cose in modo molto carino. In effetti se ne possono trovare molti di simili nei mercatini, se lo trovate prendetelo perché sta veramente bene ovunque, in un ingresso, in una camera, in una cucina, ovunque. Io oggi lo colorerò in rosa, quindi una veste molto romantica perché lo voglio mettere nella camera della mia rosa. Mia figlia si chiama così, rosa. Utilizzerò il colore Beige Paint per eccellenza, un rosa cipria pazzesco e si chiama Vintage Rose. Quando aprite Vintage Rose vedrete proprio un rosa perfetto, non è troppo acceso, non è troppo spento, è estremamente moderno, abbinato a una finitura satinata, a uno stencil moderno e a delle maniglie magari in ferro. Oppure può essere estremamente romantico, abbinato a qualche tecnica particolare, tipo uno shabby chic, oppure a delle finiture come quelle che darò io oggi. Perlate! Partiamo! Utilizzo per colorare un classico pennello ovale Magic Paint. Utilizzate i nostri pennelli perché sono calibrati proprio per la pittura, per la composità della pittura. Il pennello 60 è ovale, ha una bella setola molto grezza, molto spessa e lascerà una venatura stupefacente, perfetta per questo restyling. Il Vintage Rose ha una coprenza veramente spettacolare. Questo piano è bello, liscio, omogeneo, ha dei graffi, sì, ma non è estremamente rovinato. Eppure, guardate già con una mano, che bel risultato. Ricordate sempre che la prima mano è la più importante, perché sulla prima mano si fa tutto. Si fa l'aggrappaggio, si fa la base, si prepara appunto la durata del mobile negli anni. Quindi deve essere il passaggio migliore. Ecco qua, cerco di andare alla fine, ottimizzando la pittura e lo faccio stendendo la pittura sempre con la mia pennellata incrociata. Mi raccomando, ricordate di non colorare vicinissimi a fonti di calore perché non vi permettono una buona tiratura della pittura. Mi raccomando, si lavora sempre comodi, quindi organizzatevi per bene. Io ho questa panchetta che mi serve sempre per tutto. Tolgo i cassetti, mi metto comoda e partiamo con il restyling frontale. Questi pomelli potrei salvarli, ma sono proprio brutti, brutti, brutti. Sono molto arrugginiti e sinceramente non è lo stile che mi piace per questa cassettiera. Voglio qualcosa di fresco, di particolare, quindi li tolgo. Basterà svitarli. E poi, se servisse, in un secondo momento si farà il buco per il nuovo pomello. Ho deciso che per la grandezza di questo mobilino, due pomelli per ogni cassetto sono troppi. A me piace avere un pomello centrale e tirare il cassetto e via. Mi disturbano i due cassettini con le due maniglie. Quindi abbiamo tolto i pomelli e ora metterò questo bellissimo fregio che è venduto a coppia. Ovviamente fregi della View Do Band, i migliori in commercio, mi raccomando, atossici, naturali, nel momento in cui andate a riscaldarlo non ci sono esalazioni pericolose, molto importante. Una delle cose più belle di questi fregi è che, se voi lo vedete, è veramente profondo, è scolpito e quindi una volta che viene colorato, magari fate una patina, un'anticattura, un lavaggio, rimane ancora più in rilievo. Quello che uso adesso io è il codice 2437, è molto carino, venduto a coppia, destro e sinistro, minima fatica. Lo centro in modo da non dover stuccare il buco, lo lascio lì, non si sa mai, colla, scaldo e applico in modo molto veloce.
Ricordate che per applicare i fregi in pasta di legno serve una colla che vada bene per il legno. Io in questo caso utilizzo una Vinavil extra legno, molto molto buona. Pennellino o le dita, come preferite. Intingo il pennellino nella colla, scolo. Foderò bene il mio fregino di colla, un po' di più, perché altrimenti asciugandosi non basta. Ecco qui. Mi raccomando, in tutti gli angolini, in modo che venga pressato e incollato bene alla base. Ed ecco qui. Andiamo a tappare il nostro buchino prima di tutto. E in modo molto facile e veloce lo vado ad incollare. Avete due alternative. O scaldate, e sapete che scaldandolo prendono la forma che volete, diventano anche tondi se lo volete, o se no lo lasciate qui. L'importante è eliminare per tempo i residui di colla che sono intorno, e lo si fa con un pennellino e un po' di acqua. Ciotolina, un goccino di acqua, un pennellino, ed elimino tutta la colla che è uscita fuori pressando. Mi raccomando, dovete essere precisi. Poi potete scaldare per favorire l'aggrappaggio. Decidete voi se farlo con il phon normale o il phon termico. Andiamo all'alto fregio. Come vedete, in questo caso il fregio non è piattissimo, si muove, quindi noi scaldandolo andremo a farlo diventare completamente piatto sulla superficie. Un goccino di acqua per eliminare la colla. Tanto ne uscirà ancora nel momento in cui andrà a schiacciare. Vedete che scaldandosi già si è appiattito. Ora schiaccio del tutto al 100% e faccio aggrappare il fregio alla base. È veramente, veramente, veramente facile e veloce. Tolgo i rimasugli e adesso continuo sugli altri cassettini. Ci metterò veramente poco, ma il risultato è veramente, veramente bello d'impatto e soddisfacente. Ho finito di applicare tutti i fregi sui cassetti. Hanno fatto veramente, veramente veloce ad attaccare e asciugarsi. Sono passati 20 minuti. Il phon termico o il phon molto caldo per i capelli sicuramente aiuta e migliora. Guardate. Sono attaccatissimi, non si staccano. Quindi parto subito con la colorazione dei cassetti. Sempre vernice pura, mi raccomando, se è ferma da un po', girate bene, perché gli eccipienti di Magic Paint devono sempre essere ben miscelati. Carichiamo il pennello e coloriamo. Prima mano rigorosamente pura, ricordate che asciuga molto in fretta e che coprirà la base in un batter d'occhio. La prima mano è sempre l'aggrappaggio, è sempre quella che favorisce l'aggrappaggio di Magic Paint e che poi in seconda mano invece tonalizzerà la base, quindi ci sarà poi il colore bello puro coprente. Questo colore è veramente bello, femminile, delicato, ma può essere moderno o classico in base alla chiave di interpretazione. Una ragazza l'altra settimana ha fatto una bellissima cucina, molto moderna, una cucina squadrata, ci ha messo su delle maniglie in ferro lisce, lineari, e ha fatto un capolavoro, una cucina modernissima. Quindi ricordate, non ci sono solo colori per la camera o per il bagno, un colore in base alle vostre esigenze può diventare per la cucina, per l'ingresso, per il bagno,
siete voi a darmi interpretazione ai colori. Ecco qua. Picchietto così va bene all'interno dei fregi. Ecco qui, anche di qua. Tendo da lisciare in modo da avere una superficie bella liscia, omogenea. Tac, tac. La cosa più odiosa in questo momento è fare attenzione alla creazione delle gocce, perché le gocce di pittura nei bordi sono veramente bruttine. Finiti i cassetti, continuo con il mobile. Guardate qua quanto è rovinato, ha preso acqua negli anni. Ora ho grattato leggermente per far andare via la pittura che si scrostava, ma è perfetto. Poco poco, posso colorare direttamente. Magic Paint ha questo potere pazzesco di livellare tutte le superfici. Guardate come va bene nelle venature, e anche in questo caso, anche se c'era un problema molto brutto strutturale per la muffa, l'acqua che ha preso, la superficie sembra unificata, liscia. Ecco qua, uno e due. Faccio il bordo. Seconda mano. Girate, 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 mi raccomando, la pittura non basta miscelarla bene all'inizio, bisogna girarla sempre. Quindi cantate la vostra canzone, quando finisce siete pronti. Pennellino, l'ho messo a lavare perché l'ho trattato male, quindi lo lavo e ora riparto con un pennello perfetto. Sempre usato, tante volte, ma perfetto. Corico e via, pennello bello pieno. Utilizzo sempre la pittura pura perché sta attaccando molto bene, asciuga molto in fretta e copre benissimo. Se avete difficoltà nello stenderla, mi raccomando, ricordate la possibilità di fare la pennellata incrociata. Questa vi aiuta a coprire bene, in modo veloce e copre tantissimo. Calco ripassando il pennello più volte perché voglio una venatura del pennello molto pronunciata. Mi servirà per la tecnica successiva.
arrivato il momento di decorare e ho deciso di mettere questo bellissimo stencil molto grande che si chiama Grottesca con drappi, giusto? Confermi? E lo metteremo sia sulla parte superiore che sui laterali. Mi aiuta Emma perché è troppo grande per questa superficie un po' più piccola, però ho piacere proprio di riempire i laterali e la parte superiore e ho proprio scelto questa morbidezza, questa sinuosità delle sue forme perché secondo me si sposa benissimo anche con i fregi che ho già messo. Lo applico, Emma me lo tiene fermo, cerchiamo di essere precise e centrate e vedrete quanto è facile. Mi aiuto con il nastro carta per bloccare da questa parte il mio stencil in due punti e dalla parte frontale Emma me lo terrà su in questo modo, perfetto. Fermerò anche qui in questo punto con due pezzi di nastro carta. Sapete perché è bellissimo avere uno stencil così grande? Perché con una sola applicazione avete fatto tutta la superficie. Quindi io lo sposterò tre volte, una volta qui, una volta qui, una volta qui, ho fatto tutto il mobile. Più lo stencil è grande, più è facile. Utilizzo la mia pasta materica Materic Cream, una pasta bianca, opaca, perfetta per tantissimi usi, ma che in questo momento andrà a fare sulla superficie una struttura materica, quindi farà il disegno spesso, materico, bellissimo per effetti tridimensionali. Ne applico un po' qui e poi procedo. È arrivato il momento di vedere com'è venuto. Tieni Emma. Sì. Balla nell'angolino e tienimelo fermo. Ed ecco qua. Un bellissimo disegno, grandissimo, su tutta la superficie, molto molto spesso, molto tridimensionale, e questo è il bello, è il plus di uno stencil così grande. Sono fantastici, perfetti anche da utilizzare su delle pareti. Mi raccomando, ricordate sempre, sulle pareti potete farlo sia così con la pasta materica che con la pittura, vengono benissimo. Ho appena finito di fare gli stencil materici sulla parte superiore e i lati stanno asciugando, ma ottimizzo i miei tempi passando alla tecnica successiva. Adesso ho deciso di fare un bellissimo dry brush su tutta la superficie. Farò poi anche un'antichizzatura, ma dopo. Non voglio scurirlo perché adoro questi toni molto eleganti, molto delicati, leggeri, e non voglio dare una patina vecchia, sporca. Voglio sia usurare ma con delicatezza. Quindi ora un dry brush, utilizzerò il cotton, il mio bianco caldo, un colore molto molto bello, un bianco caldo, elegante ma caldo. Utilizzerò un pennello Elizabeth Big, pennello che ha qualche mese, un po' spelacchiato, ma perfetto per il dry brush. Più è morbida la setola, più il dry brush viene bene. Cos'è il dry brush? Dry brush, pennello asciutto. Quindi il pennello appena sporco di colore, molto scarico, che va a rendere tutte le superfici un batuffolo di cotone. Guardate com'è bello. Pennello bello, bello scarico. Quindi mi raccomando, scaricate il più possibile la pittura, perché non deve essere sprecata, ne useremo pochissima. Pezzettino di cartone su cui scaricheremo ulteriormente il pennello. Guardate, deve essere proprio scarichissimo, eh? Scarico, scarico, scarico. Un filo di vernice e partiamo. Il nostro lavoro di questo momento è mettere in rilievo le modanature, i fregi, i bordi.
ho deciso di dare dei tocchi di luce, di colore, molto discreti, usando il mio Antique Pearl, che è un gel a cui abbiamo addizionato delle polveri pigmentate perlacee, quindi è proprio un perla. Fa diventare perlato tutto ciò che volete, quindi stendete una superficie con un Parisienne nera, stendete una mano di Antique Pearl sopra, vedete il nero perlato. Il Tortorel, che è un Tortorel perlato. Ora abbiamo Vintage Rose e in alcuni punti, non dappertutto perché non voglio un effetto troppo pesante, farò delle striature, dei bicolore con il mio Antique Pearl. Dopodiché riposizionerò lo stencil e anche sullo stencil materico andremo a dare una superficie perlacea ed è molto molto bello come effetto. Ho miscelato bene, mi raccomando, perché essendo appunto un gel deve essere ben ben miscelato. In questo caso io lo stendo puro per dare più coprenza, non copre ma diciamo tonalizza molto. Se voi invece volete far diventare la superficie perlacea ma molto trasparente, vi basterà diluirlo con un po' di acqua. È un effetto molto bello, elegante e discreto e si vede ancora meglio quando ovviamente batte la luce sul mobile. Se volete accentuare ancora di più l'effetto perlaceo del nostro Antique Pearl, vi basterà passare due mani, come ho fatto qui, nella fessura del cassetto. Voglio far diventare perlacea la superficie materica del nostro stencil. Quindi miscelo di nuovo bene il mio Antique Pearl, lo posiziono qui, tamponcino per lo stencil, carta per scaricare leggermente e si parte. Picchietto delicatamente e rendo tutto quanto perlaceo. Vai Emma, alza pure, delicatamente. Bravissima. Come ti sembra? Molto bello. Delicato, vero? Sì, molto. Perfetto. Ora passo la spugnettina abrasiva e faccio un leggerissimo décapé. Lo faccio solo sui bordi perché non voglio rovinare nulla. Non voglio togliere il dry brush e la sua morbidezza. Quindi spugnettina abrasiva media. Elisirom e i rivenditori Magic Paint ci danno fini, medie e grezze. Una media va benissimo, spiumacciata, e andiamo sui bordi. Ho appena finito di fare il décapé su tutta la superficie, ma solo nei bordi. Volevo una cosa molto delicata e fine. Ora faccio i buchi per il pomello.
Ricordate che con i pomeri di Lisi Rom dovete bucare con una punta da 5,5, una punta da legno, ok? Ho già preso il centro perfetto, ho fatto la mia piccola crocettina e provvedo. Metto cera jasmine a finire, perché devo sigillarlo molto bene, perché comunque va in camera di rosa, però avrà un'usura normale. La rosa è molto ordinata nella sua cameretta, quindi lo utilizzerà, ma va benissimo la cera jasmine. Protegge con un profumo di gelsomino spettacolare. All'interno ha bacca di carnauba, cera d'api e cipienti che nel momento in cui diventano secchi, solidificano e proteggono tantissimo la superficie. Fate attenzione, le cere non sono tutte uguali. Il 90% delle cere in commercio hanno tantissima paraffina, sono cere finte, solo grasse. Quindi mi raccomando, scegliete prodotti di qualità. Nel tempo vi renderete conto della differenza. Mi raccomando, non dovete esagerare, ma dovete passare bene bene dappertutto, perché la cera protegge bene, stesa, sottile, ovunque. Sul piano ora darò questa bella mano di cera e domani magari ne do un'altra dopo aver massaggiato. In questo modo vado a proteggere ancora di più il mio piano. Ricordate che se dopo qualche mese si sono creati dei graffi o preferite semplicemente aumentare la protezione, potete tranquillamente sgrassare un po' la superficie, anche con uno sgrassatore delicato, sciacquare e ripassare di nuovo la cera. In questo modo eliminerete moltissimi graffi, ma soprattutto andrete molto a intensificare la superficie, la protezione della cera sulla superficie. Quindi ricordate che le protezioni a cera sono veramente durature nel tempo e se ritenete il caso che sia il caso di ripassare la cera, potete tranquillamente fare il passaggio che vi ho appena detto. Rimarranno sempre belle a lungo. Ultimo tocco, i pomelli. Ho trovato quelli perfetti. Un bel pomello dalla ghiera brunita e con il vetro rosato. Guardate quanto sta bene. Pinza. Perfetto. Anche questo restyling è finito. Deve essere nelle vostre corde, perché oggi abbiamo fatto un restyling romantico, delicato, perlato, molto 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 femminile. Quindi o lo si ama o lo si odia. La mia rosa lo ama tantissimo e quindi è giusto che lei abbia il suo perfetto mobile per la camera da letto. Ditemi nei commenti se è nelle vostre corde oppure no. Accetto anche le critiche. Al prossimo restyling. Ciao!